La coscienza collettiva vibra. Chi parla non vive, chi vive non parla. Francesco. Lavorare per qualcuno vuol dire realizzare il sogno di qualcun altro. Selene. L'informazione è una cascata che viene modulata attraverso la velocità della luce. Dan. Le mascherine non sono un DPI efficace contro il virus, sono un referendum quotidiano che il regime fa ogni giorno per vedere quanto consenso ha dal gregge. Marco. Il lago dà la mattina delle vibrazioni di pace. Sembra addormentato, a mezzogiorno comincia a vibrare. E le sue acque placide si increspano leggermente. Una sottile corrente lo pervade. Verso sera si riacquieta e l'armonia fluisce per la vallata. Luca. L'Italia è un paese malato di disinformazione e la disinformazione ha una capacità criminale inimmaginabile. Luigi. Bisogna spegnere tutto e riaccendere la vita nella natura. Maria Cristina. Io non amo i discorsi mondani, frequento foreste e luoghi remoti. Selene. Chi vuol navigare finché non sia passato ogni pericolo non deve mai prendere il mare. Thomas. Questa è la cultura della pianificazione. A me piace l'improvvisazione, l'inconsueto, l'avvenimento inaspettato. Francesco. La natura assorbe il dolore. Pitta. Vibro, ergo, sum.